i preferiti corpo per la primavera. Ciao a tutti e bentrovati sul canale. Oggi video dedicato ai preferiti corpo per la primavera ed inizio estate. I preferiti corpo del periodo, diciamo così. Ho introdotto questa nuova sezione nel canale dei preferiti che mi sta piacendo tanto perché mi fa fare il punto della situazione sulle cose che utilizzo di più e ho scoperto che sono una spignattatrice. Dilazionate nel tempo, queste azioni si perdono nella giornata, ma vedendole nei video che sto facendo uno di seguito all'altro mi sto rendendo conto che sono una grande spignattatrice senza saperlo. È la cosa, devo dire, che non mi dispiace per nulla, perché sto vedendo come mi prendo cura di me stessa utilizzando cose veramente naturali e vedrete, questa haul è totalmente low cost ed è una cosa di cui vado molto molto orgogliosa, anzi direi orgogliona. Cominciamo subito e cominciamo dal primo momento della giornata. Qui vi faccio vedere solamente i top. Poi è ovvio che usi anche altri prodotti che magari vedete negli altri video, ma qua vi faccio vedere solamente le cose che veramente mi piacciono tanto 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 tanto. È il top bagno schiuma, anzi shower gel, che sto usando, è questo qua della Sien. Si chiama Orange perché profuma di, indovinate cosa, arancia. Un profumo dolce, sprint, energizzante, buonissimo, lascia la pelle fresca, profumata. Il profumo non dura molto dopo l'asciugatura in accappatoio, però durante la doccia, un'aromaterapia, quando la fate al mattino, questa, wow, vi sveglia tutti, vi sveglia totalmente, perché ma vi sveglia con un piacere frizzante, proprio è come farsi un tuffo in una Fanta. Bene, buonissima, ma è più buono della Fanta il profumo. Lascia la pelle ben idratata, sebbene io adesso vi dirò che non lo uso da solo ma faccio una combo. Questo è soltanto uno step della mia doccia ed è uno step che adoro, perché bello schiumoso se usato con la spugna, meno schiumoso ma molto lavante se usato semplicemente con le mani, magari per una doccia più veloce, magari durante la giornata quando c'è caldo vi fate la seconda doccia. Ottimo, non lascia la pelle secca, sapete quella patina che si forma certe volte di disseccamento della pelle, specie sugli stinchi, in quella zona lì che è più secca? Mai successo con questo prodotto e soprattutto lascia la pelle, appunto vi dicevo, idratata e soprattutto un profumo pazzesco. Quindi è un prodotto che mi soddisfa tantissimo anche per il rapporto qualità-prezzo, perché costa meno 99 centesimi. La Lidl è piena di questi piccoli bagnoschiuma che io adoro in questo formato, perché trovo scomodi i bagnoschiuma troppo grossi sotto la doccia. Mi piacciono di più questi piccoli anche perché posso cambiare la profumazione a seconda dell'umore. Io infatti ne ho tre diversi, ho questo in lime e un altro che non ho mai usato, ma tra tutti quello che sto consumando alla velocità della luce è l'orange, perché è quello che mi piace di più come profumazione. Ottimi prodotti, un inci molto basico, ma vi accorgerete dalla mia selezione di prodotti che io sto abbracciando la filosofia meno è meglio, cioè meno aggressione da tutti i punti di vista alla pelle e meglio mi sto trovando. Promossissimo. Insieme a lui utilizzo da un bel po' di tempo un olio. Cosa faccio? Io entro in doccia, mi bagno tutta, dopodiché mi cospargo di olio e mi scrubbo con una spugna in crine o con una spazzola in setola naturale. È l'olio che preferisco tra tutti gli oli che uso, è questo Birch della Sien. Anche questo 3,50€, 3,90€, 100 grammi di olio, 100 ml di olio, non è pochissimo, anche perché a me una boccetta di queste dura per 5 docce circa, perché io lo uso su tutto il corpo. Anche questo lascia la pelle fortemente idratata, dà un senso di energia molto forte perché ha un buonissimo profumo che sia erbaceo
Ma a differenza dei profumi erbacei soliti che hanno questi prodotti, è un profumo erbaceo fresco e leggermente anche fiorito. Ha una bella sinergia di profumi. Io credo molto, moltissimo allo sprint della doccia tramite aromaterapia. Veramente la doccia ti può fare riprendere la giornata o ti può fare partire la giornata in una maniera differente se si usano i prodotti giusti. Lui lo uso tantissimo, quindi sia come olio pre bagno schiuma o doccia schiuma, sia usato in altre preparazioni che tra un pochettino vi dirò. È fenomenale l'effetto anticellulite, sinceramente ragazzi, come in tutti i prodotti anticellulite non è che lo riscontri, ma un bel turgore della pelle dopo che finisco di fare la doccia, un po' vuoi per il massaggio, un po' vuoi per l'olio, un po' vuoi per l'idratazione, un po' vuoi perché l'ultimo step della doccia lo faccio con un'acqua più fredda, insomma io lo noto, non fa i miracoli ma aiuta a mantenere un bel tono elastico e idratato della pelle, quindi consigliatissimo. Sotto la doccia mi capita spesso di depilarmi. Io mi depilo con loro, i Twin Blade della Sien. Sono i miei rasoi preferiti, costano pochissimo, meno di 2 euro, 12 rasoi, doppia lama con striscetta all'aloe vera, questa qua. Devo dire che sono dei rasoi buonissimi, non fanno venire eritemi, non tagliano facilmente la pelle, scivolano molto velocemente. Io li uso nello step con il bagnoschiuma, quindi in cui ho messo il bagnoschiuma, quindi ho addosso bagnoschiuma e olio e loro vanno su, che è un piacere. E naturalmente per chi usa una depilazione con rasoio, perché io, non avendo molti peli, posso usarli e mi trovo benissimo. Li uso per inguine, ascelle, gambe, tutto, tranne che in viso. I rasoi io li uso per depilarmi totalmente e mi trovo benissimo, e mi consente la depilazione con rasoio di essere sempre sempre ordinata. Deodorante, il deodorante mio preferito da sempre è questo della Sien. Come vedete, fino adesso soltanto prodotti Sien, quindi super low cost, ma sono ottimi. Questo è senza sali di alluminio, è l'Hot Pink 24 Hour, è un deodorante veramente buono che non vi tradisce neanche nei momenti più difficili. L'unica cosa, ha una profumazione leggermente aggressiva, è uno spruzzo invadente, io dico, ha proprio uno spruzzo bello forte, e questo può dare fastidio alle pelli più sensibili, quindi mettetevi abbastanza lontani quando spruzzate il deodorante. Altra cosa, non respirate i vapori di spruzzo perché non fanno benissimo ai polmoni, perché sono fatti da microparticelle che poi sedimentano e si splattano tutti sulle pareti dei vostri polmoni, come tutte le cose spray. Cosa dovete fare? Dovete, quando uscite dalla doccia, avete l'accappatoio, allora allargate l'accappatoio, infilate sotto e spruzzate e chiudete l'accappatoio. Tutto il profumo rimarrà catturato intorno a voi, su di voi, non lo respirerete e l'azione deodorante è garantita per 24 ore sicuro. Io 48 non l'ho mai usato, ma 24 ogni tanto è capitato ed è garantito. Se capita ogni tanto di farsi un taglietto sotto la doccia, e capita ogni tanto, oppure che ti venga una leggera irritazione, oppure che hai un rossore, oppure che hai qualunque cosa tu abbia, usa lui per aiutarti. Il gel all'aloe vero, io questo lo uso per tantissime cose nella mia routine di bellezza e di cura di me stessa, ma soprattutto lo uso in estate per le piccole scottature. Adesso capita di uscire, magari avere le maniche alzate, non aver messo la protezione e scottarsi leggermente. Lui rimedia immediatamente, è un ottimo lenitivo contro le piccole scottature ed è consigliatissimo sempre averne una confezione a casa. Il mio preferito, l'unico che amo, è questo qui della Omia, che io trovo soltanto all'OVS a 7,99 euro. Andiamo avanti con Sien. Un prodotto corpo che ho provato da poco per la prima volta sono le striscette depilatorie
viso ha i frutti di bosco, fragranza frutti di bosco, ed è vero, sono delle striscette carinissime ed efficacissime. Voi dovete sapere che io odio cagionarmi del dolore e quando posso uso la crema depilatoria. Quel giorno l'avevo finita, ero alla Lidl, ho comprato le striscette perché costavano veramente pochissimo, tornata a casa le ho provate e devo dire che hanno uno strappo molto confortevole, non fa male e la pelle non rimane appiccicata alla striscetta quando tirate, quindi non si crea quel fastidio di accompagnamento, di dover tenere tesa la pelle, perché insomma si staccano facilmente ma i peli mi rimangono intarpolati nella cera. Io una volta sono stata capace di rimanere con, non di queste, una vecchia ceretta della Vet mi pare, di rimanere col tamponcino applicato qui per 2 ore e mezzo senza avere il coraggio di strapparlo, poi l'ho sciolto con acqua calda, vi dico solo questo. Se le usate io le può usare chiunque e sono ottime, strappano tutto. Prodotti da usare in doccia, inframezzo e via discorrendo. Trovo molto buono questo fango, il gringo della Lidl, che io non utilizzo così in purezza, ma aggiungo un paio di goccine di questo, che è olio essenziale di arancia amara, un toccasana contro la cellulite. Allora, questi due insieme, poi vi avvolgete nel domopack, ve lo tenete su quanto vi pare, io lo tengo di solito un'oretta, mai 30 minuti come dice la confezione, poi entrate in doccia e vi lavate. Devo dire che mi piace un sacco, sia la sensazione, la pelle rimane più liscia, più turgida, ma anche drena un pochino drena, la combinazione di questi due drena veramente. Questo lo tengo in mano perché adesso vi dico anche dello scrub. Non vedete scrub qui, non vedrete scrub di negozio, vi dico subito che tra quelli in commercio il mio preferito è quello della Geomar al sale, però quando non lo compro lo faccio io, e lo faccio quindi con il sale, il caffè e qualche altro ingrediente, tra cui naturalmente lui, l'olio essenziale di arancia amara. Adesso non so, io vi ho preparato il video di questo scrub, lo trovate qui, ed è uno scrub fantastico, fantastico, vedrete finalmente uno scrub con degli effetti veri sulla vostra pelle, che si protraggono oltre il momento della doccia. Uno scrub meraviglioso fatto in casa che non va a male, con elementi veramente ottimi e di grande grande qualità. In questo periodo sento l'esigenza di avere le gambe leggermente più colorite, e allora quando proprio voglio questa parvenza di abbronzatura mi affido all'autoabbronzante. L'autoabbronzante che uso in questo periodo è il Sublime Bronze, che non uso in viso ma uso semplicemente o sulle braccia tra qualche tempo, ma soprattutto gambe e piedi, monte del piede, non dita dei piedi. Devo dire che mi trovo molto bene perché è uno di quegli autoabbronzanti che virano verso l'arancio e non verso il giallo, quindi state attenti a non diventare delle carotine, ma sicuramente non diventerete degli malati di ittero utilizzando questa cosa, che è una controindicazione di tantissimi autoabbronzanti, più che altro di vecchia generazione. Cosa che non mi piace è che si avverte quel pungente odore di autoabbronzante. Questo non mi piace nessun autoabbronzante, motivo per cui io lo metto la sera un po' prima di andare a letto, lo faccio assorbire e poi vado a letto, l'indomani mi sveglio con delle gambe leggermente più colorite e poi passo alla doccia e a tutta la routine che avete visto. Quindi ottimo come prodotto, abbastanza low cost, semplice da stendere, non fa macchia se state attenti a stenderlo bene, perché comunque è molto fluido ed è difficile che faccia strato, dovete essere proprio disattente voi. Quindi questo consigliato della L'Oreal, il Sublime Bronze.
Importantissima in questo periodo è la protezione solare. La protezione solare è una cosa molto importante. Uso questa in questo periodo sport. Questa qui mi sto trovando molto bene perché non lascia patina, è facile da applicare. La metto spesso sulle braccia e sul décolleté quando ho camicette leggermente più scollatine e mi trovo molto bene. Ancora non l'ho usata a mare, l'ho usata semplicemente per uscire qui in città, che comunque c'è un sole cocente, quindi una protezione, e questa della Sien costa pochissimo, è un'onzia. Poi momento benessere, momento spa, caldo in macchina, calura, sudorazioni improvvise dovute da questi cambiamenti climatici repentine, le acque non possono assolutamente non esserci. Il gesto che io faccio spesso è questo: tiro sui capelli e proprio sul collo, anche per non rovinare il trucco, spruzzo questa, soprattutto che non ha un profumo idilliaco ma che è molto molto rinfrescante, arriva proprio un getto ben vaporizzato e molto freddo sul collo anche se non la tenete in frigorifero. È della Beyoncé Eau Thermale acqua termale. L'unica cosa è che appunto ha questo sentore termale male anche nell'odore, mentre quando sono a casa molto spesso, per esempio dopo la doccia, sento l'esigenza di rinfrescare questa parte del corpo, il petto, e lo faccio con l'idrolato di fiori d'arancio, che trovo buonissimo, veramente veramente buono. Anche a casa durante la giornata, magari cucinate, a me capita molto spesso di aprire il forno e rimanere totalmente stecchita dai vapori del forno. E allora sia in viso che sul collo io tampono con questa acquetta qua, che è anche lenitiva e restitutiva, molto molto buona. Una dritta eccezionale è la rivalutazione dell'amido di riso, che da prodotto tipicamente per bambini passa ad essere un prodotto complice anche per noi signore, ma anche per i signori. Questo è del dottor Pignacca e l'ho preso alla Auchan. Allora, io sto avendo un enorme beneficio nell'utilizzo di questo per il controllo del sudore nei piedi. Vi spiego. Io uso tantissimo in primavera le scarpe senza calze, le ballerine molto spesso sono talmente scollate che non consentono l'indossare un fantasmino, perché si vedrebbe, a me non piace che sborda il fantasmino da sotto, da dentro la ballerina. E allora metto, calzo la scarpa col piede nudo. In passato mettevo il borotalco, ma l'effetto finale non mi piaceva. Ho invece con lui scoperto una cosa sensazionale. Se col piumino mettete un velo, ma proprio un velo, su dita dei piedi e pianta del piede e calzate la scarpa, potete stare anche 12 ore con quella scarpa. Nel momento in cui sfilerete la scarpa dal piede, non avrete il piede bagnato, sudato, e soprattutto non rimarranno residui all'interno della scarpa. Avrete un piede sempre pulito, sempre asciutto, sempre pronto per una prova scarpa in qualsiasi negozio della città. A noi donne capita di essere folgorate e dover entrare in un negozio a provare la scarpa, ma se abbiamo la ballerina senza calze messa su un po', diciamo forse meglio di no, perché non sappiamo cosa si può trovare dentro quella ballerina, vero? E invece no. Col borotalco è vero, non si sa cosa si trova dentro la ballerina, perché il borotalco rimane una polvere insoluta che fa fanghiglia, fa poltiglia col sudore, mentre questa si solubilizza e va piano piano ad assorbire il sudore e non rimane né traccia né del sudore né dell'amido di riso, vedrete. Poi io la sera cosa faccio? Semplicemente con un bagnasciuga passo all'interno della ballerina e ho le ballerine perfette, bellissime, nuovissime all'interno, semplicemente con un prodotto naturale che non inibisce la sudorazione ma semplicemente ne assorbe gli effetti. Fantastico. Poi passiamo ai profumini. Qui c'è l'unico prodotto high cost. Allora, quando voglio un profumino veloce veloce, shue shue, utilizzo lui, il Monoi di Yves Rocher. Questo, devo dire la verità, a me piace di più in combo con il suo olio, che per il momento non ho. Io cosa faccio? Metto un po' di olio sulle braccia, proprio infinitesimale, poi spruzzo un po' di questo e i prodotti si enfatizzano a vicenda, rilasciando un profumo meraviglioso. Il solo profumino
ha un profumo meraviglioso, voi lo spruzzate ed è fantastico, però dopo due orette sappiate che il profumino da solo, l'acqua Yves Rocher, l'eau de toilette, svanisce dopo un poco. Se voglio un altro profumino così, molto estivo, molto di cocco, molto divertente, c'è un deodorante della Sien che mi piace moltissimo. Coco Bahama, è questo qui, bianco, è proprio un deodorante che sa di cocco. Io non lo uso come deodorante, anche questo non contiene sali di alluminio. È un buonissimo deodorante che a volte ho usato come deodorante, ma a me piace spruzzato così prima di uscire sui vestiti, perché sui vestiti il profumo si mantiene maggiormente. È molto buono e sa di cocco. Se volete avere il profumo di cocco, questo è un deodorante barra anche profumino, se lo spruzzate non sotto le ascelle, che può fare al caso vostro e costa pochissimo. Mentre quindi, se volete un profumo più chic e molto affidabile, che duri, che non evapori dopo pochissimo tempo, io vi consiglio per l'estate il Poison Girl. Se vi piacciono le profumazioni fiorite, fresche, ma anche leggermente fruttate, questo ha una nota di testa fruttata all'arancia e una coda invece che rimane fiorita, fiorita fresco, non fiorito dolce, molto molto buono, molto molto fresco, si porta tranquillamente, è un profumo svelto, un profumo per gente sprint, davvero davvero, non è né un profumo da pelliccia, non è un profumo per una signora troppo grande, secondo me è un profumo per una donna giovane sprint, elegante, di classe, con un profumo evidente ma non sfacciato e che non disturbi. Lui è fantastico, ha un prezzo sostenuto, però ne vale sinceramente la pena. E guardate, questa è la quantità che ho usato nell'estate scorsa, quindi dura 2-3 stagioni, quindi il prezzo viene ammortizzato. Ultimo prodotto che voglio consigliarvi come prodotti corpo è un prodotto per sole donne, quindi uomini, chiudete il video, non vi interessa più questa cosa. E allora, sull'onda, mi sono convinta a farveli vedere, è da un po' che ve li volevo consigliare, non sapevo come inserirli all'interno di un video. Partendo da un servizio di Striscia la Notizia che ha denunciato il caro IVA sugli assorbenti igienici per le donne, e allora prendo lo spunto, perché effettivamente è un grande scandalo sfruttare un'esigenza primaria di una donna che non è neanche detraibile dalle tasse per apporre una tassazione maggiore. Non solo peniamo le pene dell'inferno per il ciclo mensile, pure ce lo fate pagare l'ira di Dio. Ora allora voglio suggerirvi un assorbente igienico veramente veramente buono, che non cagiona irritazioni, che vi mantiene fresche in quel periodo, che assorbe completamente, che ha diversificate forme e misure, quindi adattabile a tutti i tipi di esigenze, e che ha un prezzo bassissimo. Lo trovate alla Lidl e sono i Sempre assorbenti igienici. Questo è il tipo lungo con ali. Quello che uso solitamente è quello con la confezione gialla, invece del verde c'è il giallo, che è quello leggermente più corto. Questo invece è per le notti, per i cicli molto abbondanti delle ragazzine, magari tenetelo presente, perché ha un filtrante fatto in maniera tale da non essere plasticoso, quindi da non cagionare irritazioni. È molto delicato in una zona che in un determinato periodo del mese è soggetta veramente a grandi stress, quindi ve lo consiglio, costa pochissimo ed è buonissimo. La misura perfetta secondo me è il tipo giallo con ali, ma c'è anche senza ali. Molto spesso noi donne siamo molto affezionati ai nostri assorbenti e certe volte non cambiamo per decenni la marca del nostro assorbente, però magari se c'è un'amica che ve ne suggerisce uno veramente ottimo da provare, magari l'occhietto al supermercato lo buttiamo su. E voi uomini, non fate tanto gli schizzinosi, che quando poi vi mandiamo a comprarli sbagliate sempre la confezione. Mettetevela a mente, la confezione è questa, e chiedete a vostra moglie che colore deve essere il packaging, in modo che poi non portate quelli sbagliati, come fate quasi puntualmente. E non è vero che una donna non deve chiedere al proprio uomo di comprargli gli assorbenti igienici, perché noi le lamette, la schiuma da barba e tutto quello che vi
vi serve per la vostra manutenzione, ve la compriamo senza mai sbagliare. Quindi parità dei diritti anche in questo, imparate qual è la marca giusta di vostra moglie, la marca preferita. Bene ragazzi, dopo questa parentesi un po' imbarazzante, io entro sempre in punta di piedi in casa vostra, mi vergogno un po' per avervelo fatto vedere, ma capisco che incidono enormemente sulle spese familiari a lungo raggio, no? Nell'arco di un anno, specie se uno magari ha tre donne in casa. E allora questi sono buonissimi, costano pochissimo e vi faranno stare benissimo, confortevolissimi. Provateli, tuttoissimo. Bene, per oggi il nostro video dei prodotti preferiti corpo finisce qui. Io spero di avervi tenuto compagnia in maniera quantomeno distesa e piacevole, e noi ci incontriamo al prossimo video, vero? Sempre qui. Un bacio grande, ciao! Tutti ed eccoci pronti per sorteggiare il bellissimo braccialetto della Soufil, quello col cuore di arte per te. Vi ho già ordinato, i commenti arrivati in tempo utile sono 145, vi sorteggerò dal più recente al meno recente, calcolerò soltanto le prime risposte, non tutte quelle... Che fermo immagine sconvolgente! E allora... andiamo su random.org, quindi 145, 1 di 145, quindi dal più recente al meno recente, solamente le risposte principali, incrociate le dita e voilà, 97, vado a vedere chi è e vi dico subito chi è il fortunato. La vincitrice è Rosalba Palmisano. Ombretta, potrei anche acquistare il braccialetto sul sito della ditta, ma dubito che potrei avere la medesima soddisfazione nel ricevere il tuo e soprattutto il charms con il logo di arte per te. Non sono comparabili, quindi questa volta vorrei proprio essere estratta. E sei stata estratta, Rosalba! Congratulazioni! Il braccialetto di arte per te arriva al tuo polso con tutto il mio affetto. Fammi sapere il tuo indirizzo e te lo invierò subito. Grazie a tutti gli altri per aver partecipato. Grazie, non demordete, giveaway su Arte per Te ci sono sempre. Comunque grazie per esserci ragazze. Quando Rosalba indosserà il braccialetto è come se quel braccialetto fosse un po' nel polso di ognuno di voi, perché voglio bene a tutti voi. E a Rosalba voglio un gran bene, perché lei è una fedelissima di Arte per Te, di questo canale, di Due Cuori Una Cappa, quindi sono super felice che il braccialetto vada a lei. Bene, congratulazioni Rosalba, mandami il tuo indirizzo sulla pagina Facebook del canale Ombretta, e a tutti gli altri dico ci vediamo al prossimo video, ciao!